Ecco l'invasione sportiva degli atleti che stamattina hanno partecipato alla 29esima edizione della Spacca Napoli, la gara podistica organizzata sulla distanza di 10 km in versione agonistica e 5 in versione non competitiva ed aperta a tutti. Partenza ed arrivo in Piazza del Plebiscito ed un percorso assai suggestivo con l'attraversamento di stradine e vicoli caratteristici del centro storico e due passaggi sul lungomare. Premiati i primi 5 classificati nelle categorie maschile e femminile, oltre ai primi 3 degli over 60, 65 e 70. Ma in contemporanea si è tenuta anche una manifestazione per la giornata nazionale del camminare, alla quale l'amministrazione comunale ha aderito inserendola nel contesto della Spacca Napoli e della campagna Everyone 2012 di Save the Children. È un lavoro che stiamo facendo sul fronte dell'attività motoria, cercando di favorire in città questo tipo di cultura con giornate come queste, dove vedo una grande partecipazione di cittadini. Sì, abbiamo aderito a una delibera di giunta grazie agli assessori Donati e Tommaselli. È fondamentale perché camminare fa bene, camminando si risparmia, camminando si attiva un nuovo modello di mobilità urbana, camminare, pedalare con la bici, il trasporto pubblico. È vero che il momento storico è difficile, le risorse per fare un trasporto pubblico eccellente non ci sono, ma poco alla volta si migliorerà anche lì, però lo stile di vita è fondamentale. La cosa più bella è quello che mi ha detto un ragazzo l'altro giorno, ha detto: da quando vado in bicicletta risparmio 400 euro al mese, quindi significa star bene e risparmiare. A Napoli si può fare, dobbiamo volerlo, noi ce la stiamo mettendo tutta, anche con pochissime risorse, a rendere questa città sostenibile dal punto di vista della mobilità.